Bene, allora io raccolgo immediatamente l'invito alla sintesi e ringrazio semplicemente dell'invito perché queste sono veramente occasioni preziose di incontro, non soltanto per chi ci ascolta, ma anche per noi che teniamo questi interventi perché ci aiutano veramente a crescere nella conoscenza della scuola vivente. E il mio intervento riguarda appunto il progetto, il quadro generale da cui nasce questo progetto di valorizzazione della cultura umanistica e di rinnovamento del curriculum del liceo classico. Ci sono alcune novità normative nel contesto nazionale e internazionale che vorrei rapidamente scorrere insieme a voi. Innanzitutto il decreto 60, naturalmente, il decreto recante appunto norme sulla promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività. Questo decreto, all'articolo 1, mette in rilievo il valore della cultura umanistica e del sapere artistico, che debbono essere garantiti a tutti quanti i soggetti in formazione, allo scopo di riconoscere la centralità dell'uomo, la dignità, le esigenze, i diritti e i valori. Come vedete, è una finalità estremamente alta e ambiziosa. L'articolo 3 impegna le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a promuovere conoscenza storico-critica del patrimonio e l'esperienza diretta delle sue espressioni e a sostenere lo sviluppo della creatività, quindi da una parte l'istanza conoscitiva, l'istanza di studio, dall'altra la creatività individuale connessa alla sfera estetica. Da qui nasce il piano delle arti che prevede misure e azioni per lo sviluppo sia dell'aspetto conoscitivo del patrimonio, sia dell'aspetto della creatività studentesca. E ci sono alcune misure ed alcune azioni del piano che sono di specifico interesse proprio per l'istruzione classica. Parlo in particolare, presto usciranno, io oggi ho chiesto alla dirigente dell'ufficio terzo lo stato di preparazione, i bandi per il 2018 sono in preparazione, quindi usciranno a breve. La misura C riguarda la costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale. Quindi ecco, questo in particolare mi sembra una misura che per l'anno in corso può essere di particolare interesse per l'istruzione artistica. In questo caso, nel piano degli interventi di questo convegno, abbiamo appunto modo di vedere ciò che si fa assieme ai musei proprio qui sul territorio e questa è una caratteristica che in molti licei classici si sta sviluppando. E poi l'intera misura G per il prossimo anno è il potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità. Quindi per il 2019 c'è addirittura un'intera misura che riguarda proprio la civiltà e la cultura antica. Vediamo il contesto europeo. Anche nel contesto europeo ci sono alcuni aspetti di grande interesse. Io ho fatto appena un richiamo a questa conclusione del Consiglio del 2009 che già puntava soprattutto al potenziamento della creatività studentesca. Dobbiamo ben capire, in questo caso, creatività va intesa come un concetto a ampio spettro, a largo raggio, cioè un'attitudine di pensiero divergente in qualche modo, un'attitudine di pensiero che è in grado di affrontare nella vita problemi, questioni, sfide, esaminandoli da varie angolazioni e quindi prospettando diverse possibili soluzioni. Quindi anche in questo caso non parliamo di una creatività esclusivamente di tipo ovviamente artistico, ma di una creatività intesa come una ampia attitudine di pensiero. Venendo più vicino a noi, ecco, sono già state evocate le competenze chiave. Ora, la raccomandazione del 22 maggio 2018 ha revisionato in qualche misura la precedente raccomandazione del 2006 e quindi ci propone otto
nuove competenze. Io non, queste ve le ho semplicemente elencate, e poi le slide naturalmente sono a disposizione, perché le ho usate semplicemente proprio come un supporto per un breve discorso, ma poi volendo approfondire le tematiche ognuno poi può leggere questi documenti che sono di grande interesse. Io mi voglio focalizzare sulle prime due. Allora, nella raccomandazione del 2006 la prima era comunicazione nella madrelingua, e questa è la, diciamo, descrizione che era portata nel 2006: capacità di esprimere, interpretare concetti, pensieri, eccetera, eccetera, in forma orale, in forma scritta, interagire in una gamma di contesti culturali e sociali. Cosa diventa questo adesso? Diventa competenza alfabetica funzionale, dove non abbiamo più soltanto individuare, comprendere, eccetera, qui sono abbastanza simili i termini, in forma orale, sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Quindi vedete che andiamo al di là di un uso orale e scritto della madrelingua, ma di un uso ampio di una pluralità di linguaggi. Che è fondamentale, perché oggi non a caso parliamo di civiltà dell'immagine, non a caso l'80% di quello che circola su internet è materiale audiovisivo. L'80%. La seconda competenza era la competenza della comunicazione in lingue straniere. Oggi diventa competenza multilinguistica. Qui, oltre alla differenza generale, c'è da fare attenzione al testo di questa nota 2. Si parla di, ovviamente, utilizzo della lingua madre, quindi sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, ma anche di acquisizione delle lingue ufficiali del paese. Poi cosa ci dice questa nota 2? Guardate, è compresa anche l'acquisizione delle lingue classiche, come il greco antico e il latino. Allora, mai era comparso questo elemento in un documento europeo, è una novità importantissima. Quindi viene valorizzata non solo il plurilinguismo delle lingue ufficiali dei paesi, ma un plurilinguismo che attinge alle radici linguistiche di molte lingue europee. È un passo di grandissimo interesse. Adesso veniamo al nostro convegno, i beni culturali. Il mio ruolo è quello di ispettore delle discipline plastico-visuali. Io vengo dall'ambito della storia dell'arte. Quale ruolo andiamo a chiederci, ecco, gli interventi di oggi ci aiuteranno a capire quale ruolo hanno queste discipline nel liceo classico, ma soprattutto attraverso quali sinergie, quali collaborazioni possiamo utilizzare i beni culturali all'interno del curriculum del classico, che è portatore della tradizione italiana, ma deve appunto aprirsi ad un rinnovamento che è soprattutto metodologico. Questa è una frase di Ruskin, non è proprio moderna, però guardate che cosa diceva nell'Ottocento. Le grandi nazioni scrivono la loro autobiografia in tre libri: il libro delle gesta, la storia, il libro delle parole, la letteratura, e il libro della loro arte. Nessuno di questi libri può essere compreso senza leggere gli altri due. Poi naturalmente, e questa la frase in qualche misura ovviamente quasi iperbolica di Ruskin, dei tre soltanto l'ultimo è degno di fede, cioè nelle immagini in qualche misura la natura di un popolo si esprime in maniera ancora più immediata, diretta e sincera. E allora, ecco, non è solo un compito dei docenti di storia dell'arte. Io vengo dall'insegnamento della storia dell'arte, ma l'impegno del lavoro sui beni culturali è un impegno che può e deve coinvolgere molti insegnanti, che può e deve svilupparsi all'interno di unità di apprendimento che vedano la collaborazione tra più campi disciplinari.
Anche qui una citazione di Cesare De Seta: perché insegnare la storia dell'arte? Questa non è una citazione, è un sunto. Ci dice De Seta 10 anni fa che la disciplina deve lavorare con storia e letteratura, che non deve essere solo una storia di capolavori e di maestri, ma che deve essere una disciplina che avvicina i giovani al patrimonio, allo scopo di promuovere una presa di coscienza identitaria. E anche, e questo lo dice molto bene De Seta, una presa di coscienza della necessità di tutelare il patrimonio e di trasmetterlo alle future generazioni. Le storie speciali hanno contribuito a dividere artificiosamente ciò che diviso non era. Funzione di una rinnovata storiografia e di un conseguente programma didattico è quella di ricomporre in unità ciò che alla fonte era unito. Questo è proprio De Seta, che ci richiama a riflettere sul fatto che la storia dell'arte è diventata una storia speciale in qualche misura, ma che l'arte e la letteratura, ma anche la scienza, ma anche la matematica, all'inizio erano frutti di una cultura unica e che l'una illumina l'altra. E del resto, in un bello scritto di Howard Gardner, l'autore che è noto soprattutto per le multiple intelligenze, una delle 5 chiavi per il futuro di cui Gardner parla è l'intelligenza sintetica, cioè la capacità di fare sintesi tra campi di conoscenza diversi. L'altra istanza, oltre a questa necessità di far sintesi e di lavorare soprattutto per campi disciplinari uniti, è quella di educare al linguaggio. Non dimentichiamo che quello delle indagini, delle immagini è un linguaggio, e come tutti i linguaggi ne va conosciuta la grammatica e la sintassi. Troppo spesso, se ci concentriamo esclusivamente sull'aspetto diacronico, non riusciamo a cogliere la sintassi delle immagini, e pertanto quando ci troviamo di fronte ad un'immagine non sappiamo come interrogarla. Ecco, domande da fare all'oggetto. Questo è un tema di grande importanza. Oggi, nonostante il grande successo che hanno per esempio le mostre di richiamo, il pubblico spesso non è preparato a guardare un'opera d'arte e a interrogare l'oggetto. Quindi un'altra pista importante è quella di insegnare agli studenti a interrogare l'opera, cogliendo appunto, sapendo che domande fare, e lavorare sui materiali, i principi compositivi, i formati, le iconografie, le tipologie, eccetera, eccetera. Ora mi avvio a concludere. Io non so, avevo messo un'immagine, non so, è la povera, diciamo, non è un'immagine che abbia una qualità altissima, è un'opera che non troverete mai, i vostri studenti non troveranno mai sul manuale di storia dell'arte, e ce ne sono in tutti i musei. Questa è un'opera laziale, io vengo ovviamente dall'ambiente laziale, è un'opera di un manierista, Gerolamo Siciolante da Sermoneta, del 41, ma immaginate a quali discorsi si può prestare un'opera del genere: simmetria e asimmetria della composizione, tipologia artistica della sacra conversazione, iconografia dei santi. Che cos'ha il giovane santo che vedete sulla destra in testa? È un sasso, e perché ha un sasso appoggiato sulla testa? Simboli all'interno dell'immagine per trasmettere messaggi: l'albero secco e l'albero verdeggiante dietro la sua testa, la ripida scala che sale alle spalle del santo a sinistra, che è San Pietro, e così via. Possibilità di interrogare l'immagine a diversi livelli. E infine, altra possibile pista di lavoro: accostare gli studenti al linguaggio della critica. Insegnare come si fa critica d'arte. Ed infine l'ultima, che a me è cara perché chiaramente richiede risorse specifiche, però è anche interessante, quelle che vi faccio vedere per chiudere. È un liceo classico, è un liceo classico di Colleferro, dove un amico preside aveva un docente di storia dell'arte che è anche pittore, e ha fatto lavorare gli studenti a
riprodurre opere alla maniera di come decorazione della classe. Fare un'opera alla maniera di significa anche rendersi conto con quali criteri l'artista lavora. Per esempio, chiedersi se i quadrati di Mondrian sono proprio casuali, come a uno sguardo superficiale sembrano, se dietro non ci sia un attentissimo studio di proporzioni matematico-geometriche, oppure se un'opera materica, come in questo caso, ci voglia far riflettere proprio sulle proprietà e le qualità della materia che utilizziamo, o ancora una volta, qui è un décollage di Mimmo Rotella, a che livello nell'allestimento di un décollage giocano il caso e la volontà cosciente dell'artista. E ho corso al massimo, però ecco, spero di aver dato una serie di suggestioni interessanti e sono estremamente curiosa di ascoltare i relatori, che credo che ci daranno e vi daranno una grande quantità di piste di lavoro. Grazie.